Reed 96.8, creata da noi, pensata per voi, ascoltata da tutti. E bentornati, Vox Populi, il vostro Cesare Deserto che vi parla. Vi avevo lasciato con l'acquolina in bocca perché c'era un grandissimo stilista, Alviero Martini, che vediamo adesso sintonizzato con noi. Ciao Alviero, come stai? Ciao Cesare, bene, tu? Buona giornata, buona settimana. Grazie, grazie mille Alviero. Allora, parlavamo del lockdown, del post-lockdown, che ha provocato dei danni irreparabili. Tu che sei uno degli stilisti più importanti al mondo, se vuoi raccontare ai nostri ascoltatori come hai vissuto questo periodo e soprattutto adesso come si riparte? Come l'ho vissuto chiaramente rispettando tutte le norme che ci davano, anche se erano contraddittorie l'una rispetto all'altra. Ogni giorno c'era un decretino nuovo, e quindi un giorno era così, un giorno era così. L'ho rispettato stando 90 giorni a casa, tutto questo facendo del smart working, che era praticamente inutile perché le aziende erano chiuse. E poi ho fatto tantissime cose, ho prodotto due libri, uno è una mia autobiografia che è uscita ce l'ho io in vendita sul mio sito, dopodiché sarà in libreria a settembre. Poi è uscito un altro libro, sta uscendo anzi un libro d'arte, perché ho disegnato 90 sculture greco-romane con la mascherina, che si chiama Preserving Art from Covid. E sono molto divertenti perché è tutto fatto con graffite bianco e nero, poi le mascherine sono colorate, tutte fatte a mano, una al giorno. E quindi io devo dire, ho passato una tranquilla e serena pandemia, sempre ricordando intanto la gratitudine per essere stato bianco e nero, e poi ricordando tutti quelli che lavorano all'ospedale, e poi il cordoglio per le vittime. Dopodiché abbiamo affrontato il discorso post-Covid con le aziende con le quali lavoro, e lì è venuto fuori il macello, nel senso che le aziende hanno consegnato la collezione primavera-estate, il 40%, il 60% è rimasto bloccato nelle aziende, chiaramente a maggio nessuno voleva più la merce, e poi soprattutto molti esercenti non hanno più ritirato su la saracinesca, quindi abbiamo dovuto attivare urgentemente dei canali social come l'e-commerce per poter vendere quello che la gente comunque chiedeva, perché non trovava più nei negozi. Però il danno è indubbiamente irreparabile. Si parla di fare una capsule per l'inverno di pochissimi pezzi, e forse si partirà ripartirà con spedizioni in primavera-estate 2021, ecco. Alviero, ma tu sei un positivissimo, abbiamo fatto una diretta insieme, quindi hai sempre un grande entusiasmo, pensi sempre positivo, anche perché nonostante il periodo brutto, ma essere negativi attrae solo energia negativa, quindi dacci un grande messaggio di speranza. Questa che ti sto raccontando è la realtà, poi nella realtà io ci metto tutto l'ottimismo di questo mondo, perché non si può vivere di negatività, anzi sappiamo bene, come hai detto prima, che se la chiami la attrai, invece noi vogliamo attrarre l'abbondanza, la prosperità, e quindi ci rivolgiamo all'universo, e quindi abbiamo sicuramente, io ho un atteggiamento estremamente positivo, però se mi chiedi esattamente com'è andata la situazione, io ho passato un bellissimo lockdown, bellissimo si fa per dire, io che ero abituato a viaggiare con la sindrome di Ulisse, ovvero l'ansia da stabilità, e invece poi ho convertito questa ansia in, anziché andare lontano viaggiando, che è il mio slogan, amare la vita, sempre con ALV, che vuol dire appunto stare in casa e telefonare alle persone che non stanno bene, assistere, fare. E poi, come sai, abbiamo fatto circa 100 dirette, 100 e più, ogni sera due personaggi, quindi ero stracarico di energia e lo sono tuttora. Il problema è che effettivamente ci sono delle difficoltà da parte degli esercenti a riaprire le saracinesche, perché effettivamente il cliente si approccia ancora in modo molto diffidente e hanno paura di questo o di quell'altro, e di conseguenza gli acquisti si sono ridotti notevolmente. Ecco, questa è la realtà. Che questo non significa che si chiuda o si cambi genere, noi siamo nel settore moda, continuiamo a fare moda,
e aspettiamo il momento migliore, però ci prepariamo ogni giorno con lezioni di cambiamento, mutamento. E tu sei una delle grandi eccellenze della moda italiana e poi ha creato anche un qualcosa per i ragazzi, un'iniziativa davvero lodevole. Hai creato un contest che purtroppo per il Covid si è fermato, per dare la possibilità ai tanti aspiranti modelli e modelle di poter realizzare il proprio sogno e di poter sfilare ed essere anche testimonial per il brand Alviro Martini. Certo, infatti con Steven Sorrisi abbiamo messo in piedi questo Fashion in Tour Alv 2020, che abbiamo già circa 350 iscritti e ovviamente ai quali diciamo di non disperare, perché è solo questione di tempo, riprenderemo. Chiaramente, essendo un programma di piazza, si doveva fare in estate e lo faremo la primavera, estate prossima, però continuiamo a mantenere fede al nostro progetto, perché è un progetto molto bello, che è quello di andare nelle piazze per dare la possibilità ai giovani che vogliono intraprendere questo lavoro di passare una selezione molto severa, molto con dei criteri, delle logiche di moda molto importanti, per poi accedere dalle regionali alle provinciali, dalle provinciali alla nazionale, anzi dalle provinciali alla regionale, poi la regionale ci porta alla nazionale, e poi chi supera questo contest, un uomo e una donna, saranno i miei testimonial per un anno, e quindi è un concorso che in qualche modo premia la capacità o il talento di saper stare in passerella, almeno questo. Poi nell'intervallo tra i vari momenti di sfilata c'è appunto il mio libro che volevo che spiego che cos'è successo nella mia vita, perché è una storia molto bella di un ragazzino che sognava l'America e un giorno si è trovato a Hollywood con un successo incredibile, per cui questo dimostra che credere nei sogni vale la pena, perché i sogni a volte e quasi sempre, se sei connesso, si realizza. Grazie mille Alviro, perché è davvero una bellissima iniziativa dare la possibilità ai giovani. Spesso ci dimentichiamo che loro sono il nostro futuro e questa nazione spesso dimentica proprio di questi ragazzi, quindi regalare un sogno è una cosa meravigliosa. Io ti ringrazio per essere stato mio ospite, come vedi non sono stato come Barbara D'Urso, quindi non ti ho concesso pochi secondi, ma tutto lo spazio. Fosse per me, guarda, farei 3 ore insieme a te, Alviro. Grazie, però so che hai da oggi questa nuova Vox Populi, quindi è giusto che dia che tutto il popolo abbia lo spazio per dire il loro pensiero. Io ti ringrazio per l'invito, ti ho chiesto cortesemente, proprio perché credo in questo tuo progetto, di essere il primo per dare energia e fortuna a questa tua trasmissione, e quindi sono felice di averlo fatto. Grazie mille Alviro, e grazie anche al nostro amico Steven Torrisi. Voi rimanete sintonizzati con